informazioni di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. La situazione è al collasso, in Calabria si accumulano i rifiuti, Regione e Ato hanno difficoltà a smaltire a causa della mancanza di troppi impianti. Rilancio Calabria, primo blocco arriva nelle tasche di 10.000 piccoli imprenditori, non è un toccasana, ma visti i tempi, è grasso che cola. Continuerà a fare il consigliere comunale a San Luca, ma il mass mediologo Klaus Davi annuncia la sua candidatura a sindaco di Reggio Calabria. È il mio personale contributo per riuscire a parlare su scala nazionale dell'altra Calabria. La buona serata a tutti, apriamo questa edizione del nostro telegiornale con un incontro che si è tenuto in regione alla Cittadella. L'assessore regionale all'ambiente, il comandante capitano ultimo Sergio De Caprio, che incontra di fatto molti primi cittadini che compongono il cosiddetto Ato Cosenza. Vediamo che cosa è successo. Ci sono territori calabresi sull'orlo del collasso ambientale, Reggio Calabria invasa dai rifiuti, in emergenza anche l'area del Cosentino per i problemi che interessano l'impianto di località Bucita a Rossano e soprattutto per la chiusura dei cancelli dell'impianto di trattamento di Rende, essendo scaduto il contratto tra Calabra Maceri e Lato di Cosenza, che nei giorni scorsi è stato interessato alle dimissioni del presidente Marcello Manna e dalla nomina di un commissario ad acta per l'individuazione dei siti in cui allocare l'ecodistretto della provincia e le discariche a servizio. Per questo l'assessore regionale all'ambiente Sergio De Caprio ha convocato in Cittadella i sindaci del Cosentino. Ci abbiamo messo i migliori tecnici che abbiamo a disposizione, oggi in giunta prenderemo delle decisioni importanti e le comunicheremo e le condivideremo con tutti i cittadini, contando sulla loro partecipazione, anche sulla loro critica, per risolvere un problema che è di tutti e che non deve essere usato per fare propaganda da parte di nessuno. Per l'emergenza immediata utilizzeremo gli spazi che sono aperti per chiuderli definitivamente, perché altrimenti è inutile. Il capitano ultimo ha parlato anche delle linee del nuovo piano dei rifiuti, che dovrà dare una risposta strutturale di lungo respiro. Stiamo studiando una impiantistica che abbiamo già studiato, che integra l'impiantistica del vecchio piano di gestione dei rifiuti regionali, che a nostro parere, avendo fatto valutazioni tecniche, ci dovrebbe portare e ci porterà a non avere più bisogno delle discariche, avere un'economia circolare dove il rifiuto viene valorizzato e produce sopravvivenza. Un settore, quello dei rifiuti, in cui è necessario tenere alta l'attenzione sul tema della legalità. Dobbiamo rispettare le leggi, dobbiamo partecipare, se non c'è partecipazione si sviluppano logiche di lobby, logiche criminali, logiche che favoriscono l'intimidazione e i ricatti. Dobbiamo seguire, dobbiamo essere presenti, dibattere, discutere, anche avere opinioni diverse, ma sempre alla luce del sole. Aspettiamo dunque queste novità dall'ultima seduta di giunta regionale. Adesso abbiamo un bel po' di cronaca, andiamo per ordine, cominciamo con Reggio Calabria. Simulavano incidenti stradali allo scopo di ottenere rimborsi illeciti dalle compagnie assicurative. A portare alla luce la truffa sono stati i finanzieri della compagnia pronto impiego del comando provinciale di Reggio Calabria insieme agli agenti della polizia metropolitana. L'indagine denominata Golden Insurance ha portato all'arresto di due persone, poste ai domiciliari e alla notifica di un provvedimento di obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nei confronti di un terzo soggetto. Sequestrati anche beni per 1 milione di euro, tra questi un'auto vettura di lusso, un'abitazione a giardini Naxos, una villa a Campo Calabro e somme in contanti per 620.000 euro. Le persone indagate complessivamente sono 71 e sono accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzate a reati di falso materiale ideologico, commessi anche da pubblici ufficiali, accesso abusivo al sistema informatico, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, mutilazione fraudolenta della propria persona, nonché di ricettazione. A capo dell'organizzazione, secondo l'accusa, c'era il titolare di una ditta operante nel settore dell'antinfortunistica, che era la base logistica dove venivano organizzati e programmati i falsi incidenti e predisposta la falsa documentazione, che la banda otteneva grazie anche alla collaborazione di medici impiegati di istituti di diagnostica, oltre che di soggetti gravitanti nell'area criminale reggina. Dall'inchiesta della Procura della Repubblica reggina, diretta da Giovanni Bombardieri, coordinata dal procuratore aggiunto Gerardo Domignani e dal sostituto Paolo Petrolo,
è emerso che l'organizzazione riusciva a simulare numerosi incidenti con un collaudato sistema di falsificazione della documentazione sanitaria, delle pratiche assicurative, oltre che di fittizie aperture di conti correnti postali e bancari, di appoggio temporaneo delle somme provento delle truffe. A Castrovillari adesso un incendio per fortuna domato dai vigili del fuoco. Vediamo. Per fortuna anche questa volta si è riusciti a domare l'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato attorno al colle della Madonna del Castello di Castrovillari. Sul posto prontamente sono intervenuti alcuni volontari, il cocco comunale rappresentato da Fabio Donato, che hanno portato il primo intervento grazie all'impianto antincendio di cui è dotato il santuario, mentre una squadra proveniente da Campotenese del Consorzio di Bonifica insieme agli operai di Calabria Verde sono intervenuti nella parte inferiore del colle, con due DOS, un pick-up e un'autobotte, riuscendo così a circoscrivere e a spegnere l'incendio. Dall'alto un mezzo aereo regionale. In fumo sterpaglie e macchia mediterranea. Nel luglio 2016 un altro incendio aveva avvolto il colle, raggiungendo i muretti che costeggiano la strada che porta al santuario mariano. E nell'agosto dello scorso anno stessa storia. Sarebbero di natura dolosa gli incendi, ma su questo facciamo fare le indagini a chi di competenza. Sul posto il rettore del santuario Don Carmine De Bartolo e il sindaco di Castrovillari Mimmo Lopolito accorso per sincerarsi dell'entità del rogo. Nuovamente nel Reggino, stavolta 4 arresti, traffico di droga e scoperta anche di piantagioni di marijuana. I carabinieri della tenenza di Rosarno e della stazione di San Ferdinando, assieme ai colleghi cacciatori di Calabria e del nucleo elicotteri di Vibo Valentia, hanno rinvenuto ben due piantagioni di canapa indiana. La prima era situata in un giardino in pieno centro cittadino a Rosarno, composta da circa 100 piante di marijuana dell'altezza media di 80 cm, in pieno stato vegetativo. La piantagione, all'interno della quale era possibile accedere solo seguendo un percorso obbligato attraverso un foro ricavato in una regione occultata da una fitta vegetazione, era irrigata manualmente dal gestore del terreno, Raffaele Cambia, 29enne rosarnese, già con precedenti per traffico di droga. L'arresto è scattato proprio grazie all'intervento tempestivo dei militari, che si erano insospettiti dai movimenti dell'uomo, successivamente posto dai militari in regime degli arresti domiciliari. La seconda piantagione, invece, è stata rinvenuta nell'agro del comune di San Ferdinando, in particolare in contrada Ferraro. La piantagione ben occultata all'interno di un fondo agricolo in disuso, composta da circa 1500 piante di marijuana del tipo olandese nana, in pieno stato vegetativo, veniva alimentato grazie alle acque del fiume Mesima, che scorreva nei pressi del fondo agricolo mediante un ingegnoso sistema di irrigazione. Gli uomini, tutti residenti a Rosarno, Francesco Pronesti di 66 anni, Francesco D'Agostino di 61 anni e Giuseppe Salvatore Chindamo di 23 anni, sono stati arrestati in flagrante proprio all'interno del campo, intenti ad avviare la raccolta dello stupefacente, e subito dopo sono stati condotti presso la casa circondariale di Palmi. Nelle ultime 24 ore nessun nuovo caso di Covid-19, bene così, dunque nelle ultime 24 ore complessivamente raggiungiamo i 93.892 tamponi, ricordiamo il totale dei positivi, stesso numero di ieri evidentemente, cioè 1.181. A Catanzaro c'è un solo positivo ricoverato in reparto, un altro invece in isolamento domiciliare, a Cosenza nessun ricovero, due a domicilio, due in reparto a Reggio Calabria e ancora 17 in isolamento domiciliare, poi a Crotone un isolamento domiciliare, infine a Vibo uno in reparto, uno in isolamento. Da quest'ultima rilevazione le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare evidentemente la loro presenza sul nostro territorio al momento sono 6.828. E visto che parliamo di regione, una buona notizia: ogni tanto ricorderete il famoso Riparti Calabria, ebbene le prime 1.000 piccole imprese oggi hanno di fatto ricevuto quantomeno virtualmente il bonifico dei 2.000 euro, lo dice l'assessore regionale Fausto Orsomarso. È andata un primo blocco di 10.000 imprese su 17.000 domande il contributo a fondo perduto nell'ambito della misura Riapri Calabria. Lo rendono noto la Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, e l'Assessore alle Attività Economiche e al Lavoro, Fausto Orsomarso, che hanno evidenziato il successo della sperimentazione della nuova piattaforma informatica che ha consentito di gestire in maniera efficiente il consistente numero di domande ricevute e di dare sostegno immediato alle piccole aziende che hanno subito pesanti ripercussioni a seguito della
sospensione dell'attività per l'emergenza Covid-19. Sono arrivate circa 17.000 richieste, di queste 17.000 oggi abbiamo finalmente deliberato la commissione le prime 10.000, oggi sono state pagate le prime 1.000 domande. Quindi dal 29, l'8 di giugno si è chiusa la procedura, diciamo, con il caricamento degli ultimi documenti. Mi danno i dati su queste 17.000 domande, circa 1.600 hanno delle criticità, perché abbiamo anche fatto un controllo per evitare che poi i fondi dovessero essere restituiti, anche questo velocemente, perché lì dove manca il documento d'identità che è sbagliato pensiamo possa essere corretto. Quindi, finita la valutazione, anche le 1.600 domande che presentano criticità, tra queste purtroppo c'erano anche codici Ateco che non rientravano, diciamo, nel finanziamento, però la buona notizia è che oggi paghiamo le prime 1.000 domande di contributo del Riapri Calabria, cioè 2.000 euro ad impresa, ristoranti, parrucchieri, tutte le categorie, insomma, chiuse, e commercianti, ambulanti, insomma tutti quelli che rientravano in questa misura straordinaria. Aspettiamo naturalmente la data ufficiale, ma sicuramente a settembre si voterà in alcuni comuni, tra cui Reggio Calabria, e continuerà a fare il consigliere comunale d'opposizione a San Luca, ma il mass mediologo Klaus Davi oggi annuncia che scenderà in campo, si candida a sindaco di Reggio Calabria. Ho deciso di candidarmi a sindaco di Reggio Calabria. Ho deciso di farlo con una lista civica completamente sganciata dai partiti. So che sarà non facile questa battaglia, ma ho deciso così. Che in questo momento legarsi alla politica con i chiari di luna che stanno uscendo, eccetera, sulla politica calabrese, ma non solo calabrese, voglio fare il mio percorso da solo, ovviamente non da solo come persona, ma insieme a un gruppo che sto già mettendo insieme, e quindi farò questa lista civica, che sarà una lista per vincere. Devo anche dire che è una sfida che mi riempie di orgoglio, perché se mai dovessi vincere questa competizione, per me sarebbe un grandissimo onore rappresentare la città di Reggio Calabria a livello nazionale e a livello internazionale. Quindi ho deciso di impegnarmi, di dare continuità a quello che è già stato ed è il mio impegno a San Luca in questo anno, dove sono stato sempre presente a quasi tutti i consigli comunali. L'ultimo consiglio comunale, il penultimo, ho fatto 2.000 km in macchina per essere presente, quindi dando prova di vero impegno per il territorio. Quindi ci sono stato per San Luca e ci sarò sempre per San Luca, e ci sarò per Reggio Calabria se le elettrici e gli elettori vorranno che io dia un contributo. Due notizie flash prima di chiudere. La prima bellissima: vince il premio Tenco 2020 il nostro Brunori Sas con l'album Chip. Brunori vince con 56 voti dopo che si era aggiudicato nel 2017 il premio per la migliore canzone singola con La Verità. Il Tenco al migliore album rappresenta il coronamento di una carriera cominciata nel 2009 con l'album Volume Primo, o Uno, che dir si voglia. Con il video invece Contessa Rò del maestro Sergio Cammariere si vince l'Istanbul Film Awards e sarà proiettato proprio a Istanbul nel marzo 2021. In questo video Contessa Rò, una delle tracce del suo ultimo album che si chiama La fine di tutti i guai, c'è appunto questa crotone di Sergio Cammariere, una romantica clip animata attraverso la quale compiere un salto nel passato della città di Pitagora, gli anni 70. Un videoclip prodotto da Fabio Teriaca, sceneggiatura, regia e animazione di Juan Pablo Echeverri, parole del brano di Roberto Kunstler, le musiche del mitico Sergio Cammariere. Grazie per averci seguito, restate sul 18, la buona serata a tutti, buona fortuna.